Alessandro, prima di parlare degli auguri, torniamo per un attimo alla partita di Ferrara. Sei stato scaraventato praticamente in porta in occasione del 2-0. Sì, diciamo che in teoria, perché in area piccola il portiere non ci potrebbe toccare, nemmeno sfiorare. Però praticamente mi ha travolto, avevo la palla praticamente nelle mani e mi ha travolto. Io penso che non è la prima volta che succede quest'anno, non è una scusante, sicuramente ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità perché chi scende in campo siamo noi e quindi stiamo dimostrando che fuori casa stiamo dando poco perché non riusciamo a ottenere i punti che ci permettono di salire la classifica. Ecco, quindi riconosci che al di là dei torti arbitrali Teramo poteva e doveva fare di più? Teramo doveva e poteva fare di più. Purtroppo stiamo passando un periodo molto negativo in trasferta, è una cosa che non dovrà più succedere perché Teramo ci ha dato tanto, ci ha dimostrato che anche nei momenti di difficoltà ci sono sempre stati, adesso tocca a noi. Senti, per fortuna, diciamo così, è finito il 2015, forse è anche un'opportunità per resettare un po' tutto quello che è successo, dal bellissimo al bruttissimo. È stato un 2015 molto particolare, perché io non mi dimenticherò mai per tutta la mia vita dei momenti di gloria, dei momenti indescrivibili, che solo uno che ci passa può capirlo cosa prova. E quindi mi rimangono dei ricordi, come ripeto, bellissimi, stupendi, ma mi rimangono anche dei momenti particolari, come è stato quest'estate prima dell'inizio del campionato e come continua a essere in questo momento. Non ci dimentichiamo che con i 6 punti che ci hanno tolto di penalizzazione eravamo a metà classifica e magari eravamo visti con un occhio diverso. Però ripeto, gli alibi stanno a zero.